Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, ci risiamo. Altra puntata speciale sui retroscena di una farsa con Nicola Penta, www.radiobianconera.com. Ci sono i podcast della You and Goal, potete scaricare e ascoltare quello che è successo nel 2006, attualizzato a quello che stiamo vivendo oggi. Le telefonate prese solo dall'accusa e non quelle in difesa. Attenzione, nel 2006 si arrivò al Big Match Scudetto Milan-Juve con l'arbitro De Sanctis, che secondo il teorema accusatorio era complice della Juventus, che non solo nel derby d'Italia ammonisce Appiah e Ibrahimovic diffidati e gli fa saltare la partita decisiva con la Lazio, Lazio-Juve, che la Juve comunque vince sul campo. Ma la prova televisiva squalificò Ibrahimovic per 3 giornate facendogli saltare il miglior cannoniere della Juve in quell'annata, la gara scudetto a pari punti tra Milan e Juventus a San Siro. E nelle telefonate ce l'ha detto arbitro del Milan, Mehan, che parla con lo stesso arbitro De Sanctis e gli dice, visto che lo stesso De Sanctis arbitrerà Fiorentina-Milan che precede il Big Match Milan-Juve, occhio che abbiamo Nessa diffidato, e poi Mehan che parla con il designatore e a cui dice: la prova televisiva può essere tolta solo se Griselli, il guardalinea del Derby d'Italia, dice che ha visto. E il designatore gli dice: eri di Livorno, con me trovano una porta chiusa. Quindi tutti quelli che devono essere a favore della Juve si rivelano ascoltando le telefonate dopo, non quelle della giustizia sportiva, ma dopo nei tribunali ordinari, tutto il contrario. Quindi l'irrealtà trasformata in realtà, la realtà trasformata in irrealtà. Sta succedendo la stessa cosa oggi, sentiamolo con Nicola Penta, un pezzo della Juve in gol. Di questo però dimentichiamo che nelle informative non ci sono delle prove scagionanti, perché l'input che viene dato agli inquirenti, in questo caso appunto carabinieri o appunto la Polizia di Stato, è quello di cercare le prove del teorema accusatorio. Ecco dove c'è l'inghippo, dove c'è l'inghippo. Quindi tu una prova scagionante in questa fase non la troverai mai. Sì, Già qualcosa di questo, irregolare. ecco, già questo ti fa pensare, no? Cioè, il brogliaccio non è niente altro che un documento che serve ad annotare le telefonate, sulle telefonate appunto, quelli che sono, diciamo, le notizie più importanti. Quindi c'è l'ora, la data, il chiamante, il chiamato e questo breve riassunto della telefonata. Per cui se oggi volessimo comporre un brogliaccio nella telefonata tra me e te, scriveremmo che i due durante la telefonata hanno parlato di calciopoli e dei fatti quotidiani. Ecco, questo potrebbe essere un brogliaccio della nostra telefonata, così abbiamo chiarito definitivamente cosa sono i brogliacci. Ma arriviamo al carabiniero, al poliziotto che ascolta la telefonata che poi compone questi brogliacci. Lui, quando ascolta tutte le telefonate, chiaramente non in diretta, perché in diretta è difficile fare queste annotazioni, vengono riascoltate le telefonate, dove vengono baffati. Cosa sono i baffi? I baffi sono appunto delle segnalazioni in 3 colori, verde, giallo e rosso, per importanza, quindi quelle rosse sono quelle più importanti. E queste telefonate baffate serviranno poi al piano superiore, quindi al soggetto incaricato, quindi al capo di quel reparto, di analizzare e spuntare quelle che saranno poi le telefonate da inserire nell'informativa. Quindi è assolutamente evidente come già dal punto di vista della selezione, se il responsabile di questo, diciamo, riassunto di intercettazioni e telefonate ascolta una telefonata
di cui magari non capisce il significato e invece è importantissima, la ritiene fuori da quelle evidenti, non gli dà un baffo rosso e cambia totalmente quella che è la scena che si sviluppa intorno all'inchiesta, no Nicola? I baffi sono importanti. Sì, i baffi sono importanti, però ecco, non è tanto il poliziotto, carabiniere o finanziere che in qualche modo baffa le telefonate, che non ne tiene conto, ma chi dopo di lui deve inserirle nelle informative. Cioè, quindi quello che viene dopo è quello che ritiene le telefonate rilevanti o meno. Ecco dove l'avvocato Prioreschi disse qui c'è stato un farmacista che ha dosato, no, in base all'importanza, le telefonate da inserire o meno nelle informative. È qui che passa tutto. Cioè, cosa succede nel momento in cui la difesa, no, che non ha chiaramente tutte queste telefonate, cioè queste telefonate baffate dagli inquirenti che non sono nelle informative, quando saranno visionabili da parte delle difese? Dopo il rinvio a giudizio. Per cui tu ti ritrovi ad essere accusato, ad essere crocifisso, e dopo che sei stato crocifisso, quindi dopo devi iniziare a provare a salvarti. Questo è la cosa che, ma stiamo parlando di, in questo momento, di giustizia ordinaria, ma è ancora peggio la giustizia sportiva, perché la giustizia sportiva non aspetta neanche il rinvio a giudizio, ti giudica prima ancora che tu venga rinviato a giudizio. Perché ritiene queste prove sufficienti per il proprio ordinamento a condannare o eventualmente a prosciogliere o assolvere. Quindi, questo. Nicola, in conclusione sportiva, mi par di capire che la giustizia sportiva di oggi, sul caso plusvalenze della Juve, prende soltanto dei pezzi di telefonate selezionate dall'accusa, non considera minimamente altre telefonate che potrebbero essere scagionanti e non dà la possibilità alla difesa di poter usare niente. Esattamente così, purtroppo. A questo proposito direi che siamo davanti ad un sillogismo, no? Cioè, il sillogismo è: ogni indagine sportiva è accusatoria, ogni giudizio è colpevolista, la Juve deve essere condannata. Questo è, purtroppo, funziona così, cioè non hai speranza da questo punto di vista. Nel caso specifico delle plusvalenze, come si difenderanno, presumo, gli avvocati della Juventus? Ci difenderanno sul ne bis in idem, chiaramente, questa sarà la prima difesa, e poi cercheranno di spiegare quelli che sono oggi gli elementi d'accusa, perché tu ti puoi difendere solo ed esclusivamente sulle accuse che ti vengono mosse. Quindi l'accusa della fattura corretta a mano, che a detta dell'accusa appunto dimostrerebbe che qualcuno alla Juventus ha fatto delle cose che non doveva fare, ecco, su quello la Juve si può difendere dicendo: guardate che avete capito male, perché questa fattura l'abbiamo corretta a mano perché andava rifatta per questi motivi. Per cui tu ti puoi difendere solo ed esclusivamente su quelle che sono le prove che l'accusa ha portato nei tuoi confronti. Quindi non hai ancora accesso agli atti che possono dimostrare, contrariamente a quello che dice l'accusa, che tu invece in questo caso non c'entri nulla. Non ci sono fatti scagionanti, non ti puoi difendere se non dalle prove dell'accusa, quelle che fanno comodo all'accusa. E questo accade ancora oggi, non è cambiato assolutamente niente. Iscrivetevi al canale, like al video, commenti e la campanella per essere raggiunti da un nuovo contenuto.